Guarda, vi spiego due cose. Allora, l'avete capito? Allora, la prima cosa è divertirsi, ok? Bisogna giocare sempre con il sorriso. È un gioco, ok? Qua nessuno vi rimprova, nessuno vi dice niente. Dovete fare soltanto quello che state facendo, ok? Né più né di meno. Bisogna divertirsi, ok? Se giocate con la paura, si sbaglia. Tanto male che va, se si sbaglia che succede? Può sbagliare una volta, due volte. Sbagliano i grandi campioni, non possiamo sbagliare niente. Anzi, meglio che sbagliamo, perché poi l'errore ci porta sempre a fare sempre meglio, ok? In questa età bisogna sbagliare e bisogna correggere. Oggi soltanto divertimento puro, sorriso, ok? Senza ma si vince, si perde, non ci interessa niente, ok? L'obiettivo non è la vittoria, l'obiettivo è quello di giocare e di migliorarsi, va bene? Dai, divertiti, andiamo. Il calcio è sicuramente aggregazione per i ragazzi, dove sia durante gli allenamenti vivono sempre insieme, si condividono tantissime cose, gioie e dolori. Per questo è molto fondamentale stare insegnargli soprattutto delle regole ai ragazzi, praticamente in questi momenti che i ragazzi crescono, e quindi fornirgli delle regole che gli permette poi una crescita per il futuro. Molto importante per i ragazzi è anche fargli capire il concetto di sconfitta, che è molto difficile insegnargli, ma è un aspetto fondamentale, perché devono capire che anche dietro una sconfitta ci possono creare delle opportunità o dei miglioramenti, e su questi aspetti che bisogna ripartire. Molto bello vedere dei ragazzi gioire dopo un gol, oppure una lacrimuccia dopo una sconfitta, ma questi sono tutti sentimenti che il calcio li va a creare, ed è bello vedere che questi momenti, che siamo possono essere sia una vittoria che una sconfitta, questi ragazzi le vivono insieme intensamente. Importante poi, secondo la mia opinione, è quelli di far capire anche ai ragazzi che nel calcio ci sono moltissime difficoltà, ma queste difficoltà comunque possono, non sono insuperabili, ma si possono superare. E inoltre è anche importante fargli capire che diventare un calciatore di Serie A, di Serie A di altissimo livello, sicuramente è difficile, però non gli dobbiamo bruciare il loro sogno nel cassetto. Loro devono curare, devono crescere con quello sogno, però fargli capire che qualsiasi strada si intraprenderà è quella giusta, nel momento in cui hanno capito che loro comunque hanno fatto il massimo per loro stessi e per rispetto dei compagni. È molto importante perché mi permette di praticare lo sport che amo. Inoltre, in questi anni ho fatto molte nuove amicizie e mi piace molto anche quando facciamo le partite di campionato oppure tornei e cerchiamo sempre di vincere. Il mio sogno nel cassetto è quello di diventare un calciatore della mia squadra del cuore, cioè la Juve. Poi voglio vincere un mondiale con l'Italia, vincere un pallone d'oro e anche una Champions League. I mister agli allenamenti ci insegnano la prima cosa l'educazione, e dopo ci insegnano le regole del calcio, la conduzione,
il riscaldamento e molte altre cose, ma la prima cosa ci dicono sempre che è l'educazione e il divertimento. Il mio sogno nel cassetto è diventare un calciatore e giocare nella mia squadra del cuore, la Juventus, e vincere una Champions, visto che negli ultimi anni non la vinciamo da tanto tempo. Ci divertiamo a praticare questo sport dentro e fuori al campo, anche perché collaboriamo per vincere, ci divertiamo molto e anche quando cadiamo cerchiamo di rialzarci tutti insieme. Il mio sogno è quello di diventare un calciatore, conoscere tanti professionisti per così farmi dare dei consigli e poter diventare ancora più forte. Per me è felicità della condivisione dello sport che si ama. E il mio sogno è diventare un calciatore professionista e vincere il mondiale, la Champions, tutti i trofei importanti ed essere ricordato come un calciatore importante nel calcio italiano. Allora, io incoraggio i nuovi compagni dicendogli che stiamo solo giocando e stiamo qua per divertirci e per giocare tutti insieme, così diventiamo amici e per partecipare tutti quanti. Allora, il mio sogno è viaggiare, pure se mi piace tanto, tanto il calcio, ma il mio sogno è viaggiare ed è esplorare nuovi posti. Allora, la PGS di Gordon Bosco nasce nel 1983 dall'idea di un parroco e di tre ragazzi che avevano voglia di far giocare i ragazzi in oratorio e dare quindi la possibilità attraverso lo sport di aggregare e di educare attraverso il gioco i ragazzi. A tutt'oggi siamo cresciuti a livello numerico e siamo la prima società a Vasto contando oltre 250 ragazzi e lo spirito Don Bosco è ancora vivo, perché lo scopo principale della nostra scuola calcio è dare casa a tutti quanti i ragazzi e cercare di educarli attraverso lo sport e cercando di insegnare loro quelli che sono i valori della vita. Attraverso il calcio abbiamo ricostruito la socializzazione tra i ragazzi, le intere famiglie e la società stessa, quindi i ragazzi invece di passare tempo sopra lo smartphone, l'iPad o i vari videogiochi hanno modo di frequentarsi e con loro anche le famiglie e hanno la possibilità quindi di ricostruire quel tessuto sociale che è venuto meno nel tempo, e questo è un grande vantaggio dello sport più praticato al mondo, che è il calcio. Thank you.